al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O beato angelo, prega per noi. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, dalla tua misericordia. Salutato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento. Beato angelo da Furci. Prega per noi. Nel
quinto mistero gaudioso contempliamo lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Beato Angelo da Furci. Prega per noi. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà,
Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre Celeste, Dio. Figlio, Redentore del mondo, Dio. Spirito Santo, Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Divina Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Immacolata. Madre Degna d'Amore. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Madre di Misericordia. Vergine Prudentissima. Vergine degna di onore. Vergine degna di lode. Vergine potente. Vergine clemente. Vergine fedele. Specchio della santità divina. Sede della sapienza. Causa della nostra letizia. Tempio dello Spirito Santo. Tabernacolo dell'eterna gloria. Dimora consacrata di Dio. Rosa mistica. Torre di Davide. Torre d'Avorio. Casa d'Oro. Arca dell'Alleanza. Porta del Cielo. Stella del Mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei veri cristiani. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Beato da Furci, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua e riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splende ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Al nostro angelo custode, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina e custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Beato angelo da Furci, Maria regina del Santo Rosario, Maria regina del Santo Rosario, Maria regina del Santo Rosario, ci benedica il Signore per intercessione della Vergine Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Thank you.
nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Custodisci sempre con paterna bontà la Tua famiglia, o Signore, poiché unico fondamento della nostra speranza e la grazia che viene da Te, aiutaci sempre con la Tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Nell'anno in cui morì il re Uzia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Parola di Dio. Cantiamo al Signore, grande la sua gloria.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio. Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatore di uomini. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca».
Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, perché per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci invita a considerare l'efficacia della parola di Dio, l'importanza vitale della parola di Dio. Ed è il seguito del Vangelo di domenica scorsa, la scorsa settimana, quando abbiamo visto Gesù, contemplato Gesù nella sinagoga di Nazaret, che legge il rotolo del profeta Isaia e poi dice: oggi si è adempiuta questa scrittura. Ecco che Dio è venuto a portare a compimento questa parola. Reazione dei nazaretani? Lo portano su un precipizio per buttarlo giù. Nazaret è incredula. Nazaret si è fermato a considerare Gesù il figlio del carpentiere. Sul litorale, Nazaret è un paese dell'entroterra, sul litorale, o meglio, alle rive del lago di Genezaret c'è una città, una cittadina portuale di pescatori, Cafarnao. E invece che cosa vediamo? Che lì a Cafarnao c'era la folla che faceva ressa attorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio. Viene contrapposta questa gente di Cafarnao alla gente di Nazaret. Faceva ressa attorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio. Noi immaginiamo lì a Cafarnao come era anche usanza e costume anche in questa nostra città, e si andava in riva al mare ad aspettare, si andava al porto, si andava ad aspettare le barche che rientravano per comprare il pesce. E quelle persone stavano lì perché dovevano comprare da mangiare. Quelle barche, veniamo a sapere dopo, si erano ormeggiate lì, ma non avevano riportato il pesce. E quelle persone affamate si stavano saziando della parola di Dio. Quella parola che parlava al cuore e che dava vita al cuore di quelle persone. Gesù chiede di salire su una barca, scostarsi, ecco, per evitare la ressa. E dice a Pietro, che stava lavando le reti: andiamo e gettate le reti. Dobbiamo considerare che Gesù, comunque,
umanamente era uno che veniva dalla montagna e aveva fatto il falegname fino al giorno prima. A dei pescatori di mestiere dice di andare a pescare in pieno giorno. E Simone gli risponde e dice: ma abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso niente. E in questo caso qui vi chiedo di avere pazienza, perché è l'esempio classico dove chi traduce tradisce. Viene tradotto e viene detto che Pietro dice a Gesù: maestro, abbiamo faticato tutta la notte. Il termine greco non è tanto maestro, ma è capo. È proprio nel senso popolare che lo usiamo noi, quasi nel senso ironico. Capo, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Ma sulla tua parola getterò le reti. Sulla tua parola. E così questa pesca abbondantissima. Ma il miracolo qual è? La pesca abbondante? Noi definiamo questo brano il racconto della pesca miracolosa. Il miracolo è l'efficacia della parola. Sulla tua parola getterò le reti. Segno è il segno che va a confermare che la parola di Dio è la parola che sazia, è la parola che dà la vera vita al nostro esistere. E dopo questo segno, ecco Pietro che dice: Signore, non lo chiama maestro, non lo chiamo capo, in senso ironico se vogliamo, ma lo riconosce Dio. Signore, allontanati da me, che sono un peccatore. Pietro fa esperienza di Gesù, fa esperienza di Dio, fa esperienza dell'efficacia di questa parola. Allontanati da me. Ed ecco la risposta di Gesù: non temere, Dio non ha bisogno di sapienti, non ha bisogno di chi sa, ma di chi ha fatto esperienza. Sarai, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Colui che cattura i viventi, sarebbe letteralmente. Allora ecco che per noi che cosa significa questa parola, che come Pietro anche noi non possiamo preoccuparci solo di sapere e conoscere. A volte andiamo lì a fare mille esperienze, mille conoscenze. Sì, è giusto, ma attenzione, perché la conoscenza deve portarci a fare esperienza. Altrimenti ci fermiamo solo alla conoscenza. E per fare conoscenza dobbiamo assumere l'atteggiamento di Pietro. Dobbiamo metterci la faccia. Dobbiamo comprometterci. Sulla tua parola getterò le reti. Pietro avrebbe potuto fare la brutta figura di fidarsi di un falegname, lui che era un pescatore di mestiere. Ma quella aveva in cuor suo la certezza che quella parola era una parola efficace, e ci mette la faccia. E solo compromettendoci per questa parola noi possiamo fare esperienza di Dio. E allora pensiamo
alle nostre famiglie, pensiamo alla nostra vita, alla nostra esistenza. Cosa mettiamo al primo posto? Quella pesca miracolosa, l'abbondanza, qual è l'obiettivo della mia vita? L'abbondanza di quella pesca o l'efficacia della parola? L'efficacia della parola. Preoccupiamoci all'interno delle nostre famiglie di mettere al primo posto i valori che vengono dal Vangelo. Preoccupiamoci nella nostra vita di mettere al primo posto il Vangelo e i valori del Vangelo. Compromettiamoci per il Vangelo, per fare esperienza viva di Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio che abbiamo ascoltato purifica anche il nostro cuore e le nostre labbra, consentendoci di pregare con verità e amore il Padre che è nei cieli. Preghiamo insieme e diciamo: Dio della vita, ascoltaci. Per la Chiesa, la giornata della vita che oggi celebriamo la impegni in gesti di promozione umana che custodiscano ogni esistenza nella sua dignità, bellezza, valore. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per i missionari e gli evangelizzatori, annuncino la parola della vita confidando nella grazia dello Spirito che sempre dona fecondità ai nostri impegni. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per i bambini rifiutati e abortiti, perché il Padre raccolga il loro grido di sofferenza e li accolga nella pace eterna. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per i volontari per la vita, siano perseveranti nel loro servizio alle madri e alle coppie che stanno decidendo per l'aborto. Sappiano aiutarle ad accogliere la vita nascente. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per quanti lavorano negli ospedali e nelle case di cura, accudiscano i malati loro affidati con competenza professionale, calore umano, tenerezza compassionevole. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per noi, qui riuniti nella fede del Signore, la gioia della Pasqua, rischiari anche le situazioni in cui più sperimentiamo la sterilità e gli insuccessi. Preghiamo.
Dio della vita, ascoltaci. Ti preghiamo, o Signore, per i nostri cari defunti. Ti preghiamo per il nostro fratello Domenico. Ti preghiamo per Maria Antonietta e per Michele. Ti preghiamo per la nostra sorella Rosa. Concedi la pace eterna nella tua casa, preghiamo. Dio della vita, ascolta. Padre misericordioso, che sempre trasformi le reti vuote in reti piene, ascolta la nostra preghiera e donaci di dimorare sempre nella gioia del risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, Tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, Gloria.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Thank you.
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Sulla tua parola getterò le reti.
Preghiamo. O Dio che ci resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Ecco, siamo entrati nella questa domenica, nella quinta domenica del tempo ordinario, ed è la giornata della vita. Ecco, e quindi e domani inizieremo anche la preparazione alla festa della Madonna di Lourdes, a cominciare da domani sera con il rosario e quindi la liturgia animata dal movimento per la vita, e che veramente la grazia e l'efficacia della parola di Dio possa giungere a tanti cuori in questi giorni che celebriamo appunto questo evento della festa della Madonna di Lourdes. Pensiamo alla giornata della vita, pensiamo alla giornata del malato, e questa parola porti vita nelle varie situazioni della nostra esistenza. E ora vogliamo rivolgere la nostra preghiera al Beato Angelo, a lui che ha dato la sua vita per la predicazione della parola di Dio, e chiediamo la sua intercessione, ecco, perché il Signore riversi abbondantemente in questi giorni la sua grazia e il suo spirito su ciascuno di noi. Prega per noi, Beato Angelo, che da Furci ti facesti pellegrino a Vasto, Parigi e Napoli, per ascoltare con studio d'amore la parola del Dio vivente e fartene umile discepolo, annunziatore appassionato e testimone con l'eloquenza della vita sull'esempio del grande Sant'Agostino. Ottienici da Dio il tuo stesso amore al Verbo, fatto carne per noi, affinché illuminati dal suo Vangelo, salvati dalla sua morte e resurrezione, possiamo anche noi, come te, proclamare la bellezza che salva, la misericordia che perdona, l'amore che vince il dolore e la morte. E chiedi per tutti noi, a te devoti, di poter un giorno contemplare il volto di Dio con la Vergine Madre e tutti i santi nella gioia senza fine nel suo regno. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Beato Angelo da Furci. O Angelo beato, a noi dal cielo donato, gran figlio da Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie. Carissimi devoti del Beato Angelo, voglio consegnarvi questa preghiera che tutte le sere, dopo la celebrazione dell'Eucaristia, noi facciamo nel santuario. Voi potete pregare questa preghiera nelle vostre case, affidandovi e affidando tutti all'intercessione del Beato, perché questo momento di prova possa terminare e noi tutti possiamo ritornare alla nostra vita quotidiana di ogni giorno, potendo continuare a lodare e ringraziare Dio per il dono della vita, il dono della famiglia, il dono della vocazione, e così possiamo tutti progredire verso la via della santità. Buona preghiera a tutti. Preghiera al Beato Angelo. Dio nostro Padre, Tu hai donato alle terre di Abruzzo il Beato Angelo, a sostegno della nostra fede cristiana. Pieni di speranza, ricorriamo sempre a Lui, dalle nostre case, vicine al Suo santuario in Furci, e dalle lontane terre dove siamo emigrati. Laddove la vita ci ha donato di arrivare, in Europa, in America, in Australia, abbiamo portato con noi la dolce devozione al nostro caro Santo, che sempre ci sostiene con il suo esempio e la sua intercessione. Concedi, Signore, alla gioia dei suoi devoti di poterlo presto venerare come santo della tua Chiesa universale. Amen.